Esattamente una settimana fa su Libero pubblicammo tre fatture per due società di Firenze. Erano state pagate da Luigi Lusi, tesoriere della Margherita, e secondo la nostra ricostruzione pagavano costi diretti o indiretti della campagna elettorale del sindaco di Firenze Matteo Renzi. Renzi ha negato con forza, dicendo che né direttamente né indirettamente quei costi erano stati sostenuti dalla Margherita per lui, ma di essersi pagato tutto di tasca propria. La fonte era autorevole. Il giorno dopo abbiamo pubblicato altri documenti che riguardavano invece una società vicina a Enzo Bianco, altro leader della Margherita, e insomma il fatto che molte fatture andavano a pagare l'attività politica dei leader della Margherita anche quando il partito non c'era più. Vista la reazione di Renzi, però, quel giorno stesso, dopo la pubblicazione, provai a contattare lo stesso Lusi per avere una spiegazione a che titolo furono pagate quelle fatture. Non riuscendo ad avere i suoi numeri di telefono e non avendolo mai conosciuto in precedenza, gli ho scritto una mail negli uffici del Senato. Dopo 36 ore quella mail ha avuto risposta e abbiamo fissato un appuntamento per chiarire almeno quello che stava a cuore a me su quella contabilità della Margherita lunedì scorso nel suo ufficio. L'incontro doveva restare riservato, visto che poi ha incontrato altri giornalisti. Io l'impegno al riservo l'ho mantenuto, ma visto quel che è venuto fuori e anche le voci che ci sono state, addirittura accreditate dalla Procura, su quei documenti pubblicati da Libero che sarebbero venuti da Lusi, che invece non era conosciuto da chi ha scritto, forse qualche frammento di quell'incontro lo offriamo per chiarezza. Ecco, questo è il mio computer, il mio indirizzo di posta elettronica. Ed ecco qui la mail che ho mandato dopo la pubblicazione su Renzi all'indirizzo di posta elettronica dello stesso Lusi. Era venerdì 2 marzo alle ore 15:49. Gentile senatore Lusi, avrei bisogno di contattarla anche via posta elettronica per un chiarimento. La ringrazio, Franco Bechis. Nel colloquio privato, che non rivelerò per intero, Lusi ammette che quei finanziamenti a Firenze erano relativi a Matteo Renzi, non si ricorda più se erano per le primarie o per la campagna elettorale, ma dice di essere disposto a venire in caso di chiamata in tribunale a confermare quello che Libero ha scritto. A parte questo, fa una missione in qualche modo sconcertante, cioè che non esiste nessun regolamento scritto né nessuna traccia scritta di come, da quando la Margherita ha finito la sua attività politica, ha diviso i fondi pagando l'attività politica delle varie correnti, dei vari leader che sono confluiti nel PD. E poi Lusi dice una cosa in qualche modo inquietante, anche se si capisce che lo fa a sua difesa, dicendo che fra poco la sua parola non varrà più niente, perché allora, tutti lo riterranno pazzo. Ve lo faccio notare. Perché? Beh, perché insomma c'è un'ampia lettura della mia corrispondenza e delle mie chiamate. No, ho immaginato, visto che lei non ha parlato con nessuno, non so fino a quando, che non so dal punto di vista dei suoi legali che intese avete, che idee avete scelta, da questo punto personale, di vista. È una scelta personale, è una scelta politica. Ah no, pensavo fosse lei. Non è affatto un patto, come qualcuno ha scritto con i magistrati, è un impegno che io mi sono assunto. No, pensavo fosse un accordo con i suoi legali, dire non lo faccio fino a quando non c'è una certa fase. Troppo sveglio di questo mondo, troppo sveglio, non un po' sveglio, troppo sveglio. Qualsiasi cosa io dico, viene usata contro di lei. Esatto. Pure se questo è pacifico. Pure se è vera. Sì, d'accordo. È la famosa differenza tra la verità storica e la verità processuale, no? La verità processuale non sarà mai quella storica. Nel mio caso, almeno poi in alcuni casi lo è, insomma, lo è stato, lo sarà, ma non in questo caso. Allora, mi dica. Allora, quale fosse il mio tema? Che mi ha scritto nelle more di quelle bizze con Renzi. Sì, vi ho scritto nelle more di quelle bizze con Renzi perché uno mi interessa sapere se è vero
che era attività finanziaria che finanziava la campagna elettorale di Renzi, quella di cui io ho scritto. Cioè... Adesso l'unico dubbio che ho è se finanziasse le primarie o la campagna elettorale, ma quello è. Ecco, quindi tanto mi sentivo rassicurato io. Però si tranquillizza dal punto di vista dell'azione civile che lui o lei vuole fare a qualcuno dei due. Non c'è problema, se un giorno mi chiama a testimone io confermerò che è così, nella sede civile. Però ora non dica nulla di questa roba, anche perché io non so chi gliel'ha data quella roba, quindi non so di che. Vabbè, diciamo che l'ho ricevuta da No, perché da qualche va in giro che sia stato io. Ci conosciamo, ma per quello l'ho cercato. No, ma non lo dice lei, non lo dice lei, lo dicono i miei detrattori, in particolar modo il mio ex miglior amico, che fa le righe, pare che dica che io abbia. E dicono che lei in un qualche modo stia confermando. Ecco perché glielo sto dicendo. No, io non ho avuto colloqui con nessuno, se non quelli pubblici. Se cerchiamo un rapporto diretto, ci diciamo le cose provando a rischiare, come si dice. Cioè Rutelli dice così, no? Sì, dicono, quindi non solo lui. Che lei come terza gamba di qualcuno l'ha dato queste cose, affermerebbe che arrivano indirettamente attraverso me. No. A conferma che sono vere? Mi spiego? No, non ho. L'ultima risposta è non ci abbiamo la lena al naso. Quindi vanno giù proprio duri. No, io oltretutto non ho, nessuno mi ha chiesto niente, non ho parlato con nessuno, salvo Renzi ovviamente, che però l'ha fatta in piazza, come dire, e gli ho risposto, in piazza, quindi non è che, ma colloqui diretti con qualcuno non ne ho avuto. Qualcuno un'informazione gliel'ha data però. Qualcuno un'informazione me l'avrà data, va bene, d'accordo. Perché era molto puntuale, quindi non era casaccio. Vabbè, comunque, non è un esponente... della Marchesa, ma non mi interessa chi sia, però non sono stato io, questo è il punto vero. Vabbè, lei lo sa che non è stato lei, io lo so, ma gli altri non lo sanno, i magistrati sono molto incazzati perché pensano che sia io che stia facendo uscire queste cose, l'altra questa sul bianco ieri, sul fatto, voi l'avete anticipata il giorno prima in un modo un po' più, diciamo, annebbiato. Cioè sono convinti che io stia facendo un'operazione di depistaggio, sì, un termine assolutamente fuori luogo, però ormai mi tocca usare questi termini, per depistare l'informazione negativa su di me, distraendola. Come dire, sono informazioni che in un caso o nell'altro ho verificato con, diciamo, le imprese titolari di fatture che ci hanno messo un po' anche a rispondere. Sia io quello che sta. Quindi una volta che l'impresa mi dice sì, in entrambi i casi l'impresa mi ha detto all'inizio no, non è vero. Ovviamente quella è una verità di un certo tipo, non è quella giudiziaria. Comunque sono qui. Io ero qui per. La capite, insomma, che ero per aver conforto su questo tipo di cosa qui, nel caso in cui. Io non mi ricordavo nemmeno questo appunto, che è lei che ha scritto, che c'è questo appunto legato a mano, non me lo ricordavo, però è molto verosimile. È molto verosimile perché quando non provvedevamo voleva dire che lui aveva detto di no. Allora io in quel caso a futura memoria non l'ho scritto, insomma, anche perché mi ricordo perché ha detto di no. Quindi. C'era stato un accordo, non c'era stato un accordo per cui tutti i leader. Siccome ho sentito tante cose diverse, io non so da punto di vista. Mi faccio capire, l'oggetto dell'incontro qual è? Lei mi vuole fare domande su questa materia? Beh, certo che volevo capire. Questo non è possibile però, questo non è possibile perché io sono, come lei sa, stretto in una cinghia asfissiante, dove si sta lavorando per massacrare me, così qualsiasi cosa io, se un giorno impazzissi, voglio possa dire sarà priva di qualsiasi fondamento. In questa fase no, io non le voglio far dire niente, voglio capire io. Non c'è niente di scritto, Begis. Ecco. Niente di scritto, non c'è un'autorizzazione a spendere 1.000 lire quando c'è 1.000 lire, non c'è un'autorizzazione a spendere né milioni, né migliaia, né centinaia, né decine di euro quando ci sono gli euro. Non c'è niente di scritto. Niente. Quindi non c'è nessun regolamento per dire... Io dico... No, non c'è, non c'è. Perché quando io dico mi assumo responsabilità di tutto e per tutti, è un fatto, non è un'opinione, non è una botta di vita da 800 o 700, a seconda che... Cioè, è una roba in cui tu dici, chi è che ha autorizzato i pagamenti? Io. Quindi in re ipsa io sono responsabile. Certo. Di tutto però, cioè quanto abbiamo speso? 220 milioni di euro in 11 anni? 220 milioni di euro. Ma è così, non è polemica. No, perché questo lo capisco, però posso capire che... In un partito che non c'è una linea di comando formale,
E così funziona, io non conosco partiti che abbiano linee di comando formali, cioè dove arriva qualcuno che dice al tesoriere per iscritto l'organo X piuttosto che il responsabile Z ha deciso questo. No, non c'è